morte. È una tappa che ha portato Baba Sissoko negli Stati Uniti d'America, in particolar modo a Chicago. È l'incontro con l'Art Ensemble of Chicago, una formazione leggendaria dell'avanguardia African American, che dopo la morte, dopo la scomparsa del trombettista Lester Bowie, ha scelto appunto di non sostituire una voce così importante nell'organico della band, ma di invitare un musicista africano. Questo musicista africano è appunto Baba Sissoko. Ma in tutto questo bailam di situazioni diverse, di collaborazioni, Baba Sissoko non ha minimamente smarrito neanche il suo legame con le tradizioni maliane, in particolare con le tradizioni familiari. Sissoko è il nome di un'importante famiglia di griot, i geli, così si chiamano in lingua bambara, i cantastorie, i bardi itineranti, una vera e propria casta che prevede la trasmissione delle conoscenze di padre in figlio, di generazione in generazione, in forma rigorosamente orale. Il nonno di Baba Sissoko in particolare è uno dei griot storici della cultura maliana. Basti pensare che una celebre registrazione che il nonno di Sissoko realizzò insieme ad altri colleghi, ad altri griot coetanei nel 1970, è diventata ed è stata per molti anni una sorta di inno nazionale subliminale, in sostanza la sigla di apertura e di chiusura delle trasmissioni della Radio Nazionale Maliana. Thank you.
Io non faccio solo la musica maliana, eh. Io voglio fare la musica internazionale, parce que la musique ça deve être internazionale partout dans le monde. E je suis prêt, sono pronto. Vraiment, io sono pronto a far arriver questo niveau. Parce que non mi piace che le gens pensent, oh, africain, subito, djembe, patakata. Non, la culture africaine, non solo la percussione. Non. A me piace che le gens disent, ah, lui est musicien. Général, musicien. Parce que la musique que noi fa, non solo percussione, anche questo è percussione, mais parle come guitare, suona come la note. Quindi le traditions africaines, non solo la musica. C'è au Mali, c'è 64 etnie, ciascuna ha la sua tradizione. Anche per le storie di Mali, no, io non puoi dire che io conosco bene le storie di Mali, no. Io conosco dove sono nato e dove le parenti, là où les parents sont venus, je sais, ça, je connais ça. Je connais mon culture et je connais mon tradition. Mais je ne peux pas parler de l'histoire, vraiment, les traditions du Mali. C'est grand et trop grand pour moi pour parler. Parce que yo, non connais toutes les 64 ethnies, chacun a son tradition. Je ne connais pas ça, je ne connais pas tout. Tu vois, souvent les gens, ils veulent, oh, je suis africain, je suis en Afrique, ça fait comme ça. Non, c'est pas vrai. Afrique, c'est bon. Afrique, c'est grand. Un pays à l'Afrique, c'est comme, je ne sais pas comment dire, mais c'est grand. Baba suona les instruments traditionnels de suo. E noi suoniamo, io suono al basso tipo funk, con gli interventi di frase jazz, blues, e lui continua con talking drum e facciamo dei dialoghi accompagnato da Nando alla batteria. E lui allora è un mostro perché lui è capace di suonare come 5 persone a volta. Quando si sente suonare, sembra almeno 4-5 minuti che stanno suonando insieme. E noi in tutto questo accompagniamo, abbiamo cercato di fare, di amalgamare tutto e rendere un ritmo abbastanza ballabile. Thank you.